vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Amici di Fanner, appassionati di calcio regionale, benvenuti a Boccea, quinta giornata di seconda categoria. Va col calcio d'angolo, la palla arriva sul secondo palo e il gol del vantaggio del W3 Roma Team, 1-0. Calcio di punizione, la palla viene messa in mezzo, è pericolosa, esce il portiere. Cambia fronte, l'appoggio all'indietro, uno sguardo in mezzo, poi la sfera arriva sulla altezza del centrocampo. Occhio a questo pallone in area di rigore. Può entrare in area di rigore, salta l'avversario, c'è un contatto all'altezza del lato corto sinistro dell'area del W3 Roma Team. Il direttore di gara si avvicina ora anche ai giocatori della Virtus Boccea. C'è il secondo giallo per simulazione e dunque credo sia cartellino rosso. È così per il giocatore in maglia gialla, Virtus Boccea in 10. Lancio lungo, cercare riferimenti in avanti, il colpo di testa non perfetto, la palla arriva sulla sinistra, messa in mezzo, il controllo in area di rigore e poi manca la conclusione. Angolo da sinistra del fronte d'attacco della Virtus Boccea, palla messa in mezzo, occhio al tiro di sinistra, il salvataggio sulla linea. Altro calcio di punizione, va lui al destro, il palo pieno. Sguardo in mezzo, duetta col terzino, poi il tiro che coglie impreparato il portiere avversario, è il raddoppio del W3 Roma Team, 0-2. Mette in mezzo il pallone, sempre dentro l'area di rigore, sul secondo palo, quasi la toglie dalla rete. Vince il contrasto, poi la giocata sulla mediana, il controllo errato, il tiro dalla distanza di parecchio fuori. Altezza del lato corto destro dell'area di rigore, mette in mezzo il pallone basso in protezione sul difensore, prova a girarsi, ci riesce ma appare il portiere. Può mettere in mezzo, ma finisce qui la partita. Il W3 Roma Team vince 2-0 sul campo della Virtus Boccea, rimasta in 10 questa quinta giornata.